Do il benvenuto, collegata dal Ministero dell'Interno al Viminale, eccola qua, io la vedo, buongiorno alla Ministra Luciana Lamorgese. Buongiorno. Buongiorno Ministra, grazie di essere con noi. Ministra, lo scrivono i giornali, se ne parla molto, io vado diretto, insomma questa nuova stretta arriverà, dobbiamo aspettarcela, insomma i cittadini alla fine si interrogano e vogliono sapere come cambiare le loro abitudini. I cittadini si interrogano, però io ritengo che dobbiamo fare di tutto come governo per evitare un nuovo lockdown, perché certamente avrebbe delle conseguenze di carattere sociale, economico e anche con riflessi di ordine pubblico. Quindi tocca molto a noi per avere grande senso di responsabilità per affrontare questo momento difficile in vista della pandemia che purtroppo sta avendo dei picchi purtroppo previsti, devo dire. 16.000 contagi toccati ieri che potrebbero salire nei prossimi giorni. Allora, nei giorni scorsi si è acceso un forte dibattito tra il governo e i sindaci su quel DPCM emanato domenica, con i sindaci che hanno lamentato alla fine la responsabilità ricade su di noi. Lei ha avuto un confronto con le 14 aree metropolitane. Le chiedo, alla fine nuove risorse, nuovi agenti arriveranno ai sindaci, potranno contare proprio numeri alla mano su qualche agente in più che aiuti a gestire i controlli? Noi con i sindaci abbiamo avuto una riunione molto costruttiva due giorni fa, immediatamente dopo il DPCM, sul quale avevano manifestato perplessità perché si erano sentiti un po' abbandonati, nel senso ritenendo che tutto il peso dovesse ricadere su di loro. Così non è, perché ci siamo chiariti, molto faremo noi come amministrazione dell'interno, come d'altra parte abbiamo fatto anche durante il periodo del lockdown. Quindi insieme è il momento della sintesi tra le nostre istituzioni, e in sede di comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica verranno anche stabilite le modalità di controllo che vedranno in prima linea le forze di polizia insieme alla polizia locale e ai militari di Strade Sicure. Allora, mi scusi se io non mollo la presa. 100 militari sono arrivati a De Luca. Potrebbero arrivare agli altri governatori della regione? Potrebbero arrivare nuovi agenti magari nelle realtà? Ci può dare qualche numero? Guardi, le forze di polizia, noi abbiamo circa 93.000 polizia di Stato, 103.000 carabinieri, 57.000 guardia di finanza. Per di più abbiamo anche le militari di Strade Sicure, che sono 7.050, più 753 che noi abbiamo previsto proprio in più aggiuntive in questo periodo di pandemia. Quindi laddove dovesse essere necessario l'invio di ulteriori unità, tenga conto che durante il lockdown sono state mandate su tutto il territorio circa 425.000 unità di rinforzo, quindi lo faremo in sede di comitato stabilendo anche in relazione alle risorse disponibili. Lei parla di risorse che sono risorse in termini appunto di persone ingenti, quindi si può escludere che lo Stato abbia bisogno di richiamare magari polizia o carabinieri in congedo o in pensione per poter tamponare delle eventuali emergenze? No, al momento con le forze che abbiamo sicuramente ce la facciamo a far fronte alle esigenze. Certo, dobbiamo tener conto delle esigenze manifestate dai sindaci che chiedono delle assunzioni anche di ulteriori unità di appartenenti alla polizia locale. Su questo stiamo lavorando. Allora, è scattato il coprifuoco in Lombardia, abbiamo visto le immagini di queste piazze deserte, scatterà in serata nel Lazio, in Campania. Ministro, i controlli che ci saranno rigorosi, ma che cosa possiamo dire ai cittadini? Non si rischia uno stato di polizia?
Allora, i controlli saranno rigorosi perché c'è bisogno di un grande senso di responsabilità da tutti noi, da tutti i cittadini, e quindi soltanto collaborando con le forze di polizia, che dovranno fare il loro lavoro proprio per evitare l'obiettivo nostro, qual è? Di tutti, non solo del governo, evitare un lockdown, e quindi si evita anche con atteggiamenti che non sono quelli corretti. Le faccio vedere, io so che forse lei non lo può vedere perché non ha un ritorno audio, però se lo ricorderà senz'altro, intanto magari chiedo alla regia di aiutarmi nel recuperare quelle immagini. Sono le immagini di una spiaggia, credo, nella Riviera Romagnola, in cui un drone e due quad con gli agenti arrivarono da un signore, e lo vediamo, che poi si è detta alla fuga nel pieno del lockdown. Possiamo dire ai cittadini non vedremo più quelle scene e dovremo tentare di mettere su un'alleanza tra cittadini e forze dell'ordine, per cui nessuno verrà rincorso sulle spiagge, ma cercheremo di affrontare questa seconda ondata insieme, in una maniera più organica e anche più rispettosa? Io ritengo che assolutamente ci debba essere grande collaborazione tra le istituzioni, le forze di polizia e i cittadini. E quindi anche quegli episodi che ci sono stati di recente di atteggiamenti violenti nei confronti delle forze di polizia sono assolutamente da condannare, perché stiamo lavorando tutti per un unico obiettivo, che è il bene del nostro paese, per cercare di uscire fuori dalla pandemia nel migliore dei modi, lavorando insieme con grande senso di responsabilità. Ministro, l'ho chiesto anche alla collega De Micheli. In queste ore il governatore della regione Sardegna, Solinas, dice: sono pronto a chiudere per 2 settimane, chiudere porti e aeroporti. Le chiedo, lo può fare e eventualmente lo Stato si metterà di mezzo impugnando questa ordinanza? Guardi, le ordinanze che io ho visto di recente sono state la maggior parte adottate d'intesa con il Ministro della Salute. Io credo che quella sia la strada principale, perché rappresenta proprio la sintesi di quello che è la nostra attività come governo e la giusta attività che i presidenti di regione svolgono sui propri territori. Però, ripeto, secondo me bisogna lavorare insieme, questo è il segnale che vorrei mandare. Nessuno può fare da solo, nessuno può uscire da una crisi così lavorando in autonomia. Lo Stato c'è, e per cui bisogna rivolgersi alle amministrazioni statali che hanno una visione generale. Quindi io ritengo che anche le iniziative adottate dai presidenti di regione debbano essere raccordate col Ministro della Salute. Allora, Ministro, le chiedo un minuto di pazienza. Andiamo nei territori, la porto nei territori. Ad Ercolano c'è Claudio Pappaianni per la TGR Campania, di fronte a quella che dovrebbe essere, o se non sbaglio, se c'è ancora, una protesta degli ambulanti. È così? Quando chiamano Napoli? È così, signor, buongiorno. Noi siamo a Ercolano, in piazza Pugliano, e gli ambulanti che protestano sono qui alla mia destra, perché questa mattina qui ci sarebbe dovuto essere il mercato settimanale, invece non c'è, ci sono solo loro, hanno dovuto chiudere le loro brande perché il sindaco ha imposto la chiusura qui del mercato, andando anche un po' oltre le ordinanze regionali, imponendo praticamente di non esercitare. Sono qui dalle prime ore del mattino, alle mie spalle vedete le forze dell'ordine che hanno intimato appunto l'ALT per protestare su questo provvedimento. Abbiamo qui un loro rappresentante. Perché siete tempo, comunque Claudio, venuti? Claudio, non ho tempo di voci. Contro l'ordinanza che ha fatto il sindaco. Perdonami, devo rientrare in studio per chiudere l'intervista al ministro Lamorgese, ci torneremo magari nel corso del telegiornale. Grazie. Ministra, queste proteste alla fine... Sì. Per carità, non voglio mischiarle con le immagini di Livorno esecrabili, quella sassaiola con carabinieri e polizia, ma ci danno il senso di una tenuta sociale di un paese che rischia di vivere un autunno caldo?
Io l'ho detto da vario tempo, c'è l'esigenza di una presenza dello Stato anche in termini di aiuti ai cittadini che eventualmente per queste chiusure poi rischiano anche di non avere il necessario sostentamento. Quindi l'intervento dello Stato deve essere celere e deve essere immediato. Le chiedo l'ultime due domande, poi la libero e la ringrazio ancora una volta. Possiamo pensare di usare le caserme, che sono spazi enormi, per poter aprirsi ai tamponi, a una struttura sanitaria integrata per poter andare incontro alle esigenze di quest'ultimo periodo? Guardi che le caserme ci sono, ma sono difficilmente utilizzabili perché non sono in buone condizioni. Noi abbiamo bisogno di strutture che nell'immediatezza ci possano servire e possano essere utilizzate. Io non credo che le caserme siano la soluzione a questo problema. Ultimo fronte, molto importante. Si parla molto di una recrudescenza della piaga dell'usura, questi cittadini che magari finiscono nelle mani delle criminalità organizzate. Quanto è importante uno Stato che dia loro ristoro per salvarli dagli usurai? Che cosa state facendo? Allora, noi abbiamo qua un comitato per le vittime di solidarietà, proprio per le vittime di usura, di estorsione. Già quest'anno, e l'abbiamo visto durante il lockdown, si sono svolte circa 33 riunioni nel giro di pochi mesi e sono stati distribuiti circa 18 milioni di euro tra coloro che sono state vittime di estorsione e di usura. Perché è vero quello che dice lei, oggi purtroppo c'è una forma di welfare di prossimità alternativa che si insinua nell'economia legale, ma soprattutto che dà la sensazione al cittadino di poter risolvere nell'immediatezza un problema economico che casomai il cittadino stesso ha. E non è così, perché poi ci si infila in situazioni ben più complesse da cui poi è difficile uscire. Comunque anche su questo stiamo operando con il ristoro economico necessario. Lo Stato c'è, insomma, questo è il messaggio della Ministra Lamorgese. Grazie per essere state con noi dal Viminale alla Ministra dell'Interno. Noi ci fermiamo qua. Grazie. Titoli del...